il cofano posteriore, la capote e il parabrezza. Sono queste le uniche tre cose che eredita la 718 Boxster dalla Boxster che tutti conosciamo. Questa macchina arriverà sul mercato verso il termine del mese di aprile. Due motori previsti, entrambi turbo, un 2000 e un 2005 a 4 cilindri. La potenza 300 cavalli nel primo caso, 350 nel secondo, per prestazioni che si annunciano veramente da supercar. Se la Boxster punta anche su prezzi relativamente abbordabili dai 55 ai 68 mila euro, la 911R, che è la seconda novità di Porsche qui a Ginevra, ha invece un prezzo decisamente più salato, 195 mila euro, e tra l'altro è praticamente sold out, perché i 991 esemplari previsti sono tutti praticamente aggiudicati. Questa macchina meccanica e prestazioni del tutto assimilabili a quelle della GT3, ma senza l'estetica vistosa di quest'ultima. I cavalli sono 500 per una velocità massima di ben 323 km/h.